Recensioni che uno, per esempio, qua appartamenti ve li fanno pagare 35 euro al giorno. Se avesse seguito il percorso formativo, avrebbe capito che non era una questione di 35 euro l'appartamento, è il servizio turistico di assistenza, di problemi, risoluzione, TV nell'appartamento italiana, Inga, Iana, Alina, le ragazze, la domenica. Il pick-up da per l'aeroporto, sono tutto quello che è il corollario turistico che si aggiunge a la quello che vuoi. Tu puoi decidere se andare in barca o che andare fino a Genova da Olbia o se farti la crociera. Sempre a barca stai prendendo, l'esperienza è completamente diversa. Ed è fondamentale un paziente che sta 7-10 giorni all'estero dare l'esperienza. Voi immaginate se io lasciassi solo la clinica dentistica. Ti spari più volte, ti spari finché non muori. Ok, già è pesante così e stiamo per quello sempre facendo programmi, programmi. Iniziamo dalla mattina, ok, qual è il programma di oggi? Cosa c'è da fare per i pazienti? C'è il tour in centro, stasera all'aperitivo alle 6, oppure dopo si va, sono momenti di aggregazione, perché quando un paziente, si aggrega, si sente intanto uno meno disabile e lì torna la psicologia del malato. Si sente meno impaurito in un paese che non conosce, okay? E c'ha un traduttore che lo può aiutare in un paese dove non c'è la lingua. Voi non state percependo la paura della lingua perché avete tutto personale che sta parlando italiano tutto il giorno con voi. Se però noi parlassimo avreste un grosso problema, un serio problema di paura di quello che dovete fare. Paura perché non capite quello che deve succedere. Quello cosa fa? Mi apre il palato adesso, entro lì. Sono tutte figure, in realtà, quelle di Inga, Iana, di supporto psicologico, in realtà. Camuffate da assistenti turistiche, ma in realtà sono delle persone che sono veramente brave con la psicologia del malato. Gli ho fatto i corsi, ok. Gli ho fatto i corsi su come va trattato un paziente. Ci sono poi delle volte, vi faccio un esempio, pazienti che sono più depressi, okay, più negativi. Okay, ci possono essere pazienti che vedono sempre il negativo, pazienti che vincono 1 milione di euro alla lotteria perché non ho vinto 2 milioni. Okay? Ci sono queste persone. Si sta tutti insieme, sono tante psicologie diverse, è importante avere delle persone che sono un pochino attente a capire chi va con chi e chi con chi e cercare magari se il gruppo è troppo grande di dividerlo e prendersi cura di un gruppo e di un altro gruppo. Tutto questo aspetto qua di corollario è fondamentale. Se è, non sono, non è l'appartamento, che okay? L'appartamento c'è a meno, si trova. Non ci sono tutta una serie di servizi, come per esempio ti si blocca l'acqua, l'elettricità, chi chiami l'elettricista in rumeno o l'idraulico, quelli, tutti i proprietari non parlano italiano. E ne abbiamo avuti tanti problemi, una che l'altra settimana è venuto, ha preso in maniera autonoma appartamento, l'hanno fregato, chiedete a Inga, l'ha fregato che gli hanno fatto una truffa dove alla fine per bloccare, uscire dall'appartamento doveva pagare l'intero importo comunque. Perché ti fanno comunque i contratti in rumeno e se tu non fai, loro comunque tu sei in terra straniera qua. Capito? Ti spaventano e ti Anche fanno. nella comunità europea, quindi. Bisogna essere guidati, ok? Soprattutto quando non c'è non c'è la lingua che si parla allo stesso modo.